Carissimo Samuele, ciao. Oggi sole stupendo a Mantova, mi sono fatto la seconda sbarbata. Cosa dici? Mi sembra venuto abbastanza bene. Qualche taglio sul collo, devo, però vabbè dai, sto prendendo la mano. Qui mi trovo sul ponte di San Giorgio, sul lago di Mezzo, come puoi vedere, in mezzo al lago, e dietro di me c'è lo skyline della Città Vecchia, nella quale sto entrando. Ciao, attendo ansioso il tuo nuovo video. Ma bentornati su Sbarbati e Profumati. Dallo zio Sam, quello italiano, e lo zio Sam, quello americano, dove ci troviamo per la rasatura tradizionale? Beh, siamo di nuovo qui. Il posto più tradizionale che ci sia mai, ovvero il nostro bagno personale, dove tutto comincia, dove tutto inizia, dove tutto continua ancora oggi, per quanto riguarda almeno noi uomini con le nostre sbarbate. Dato che siamo in un periodo di zona rossa, però non parliamone troppo perché già se ne parla ogni giorno. Cerchiamo di catalogare un attimo questo colore con qualcos'altro. Di rosso, come un po' il periodo che c'è adesso, invernale, ma anche quello che ho portato qui nel mio bagno personale. Proprio perché adesso non mi è possibile muovermi, poi fa veramente tanto freddo, quindi ancora a qualche posto, non è possibile girare qualche video, anche per quanto mi piacerebbe farlo, però non si sa mai, anche quando cacceranno, o meglio, non ci saranno più queste restrizioni, queste delimitazioni e quindi la possibilità anche di spostarsi giustamente con ogni precauzione. Di rosso direi che oggi è un qualcosa che ricorda un po' anche la nostra infanzia in un certo senso, per quanto riguarda le fragranze, per quanto riguarda i profumi e quindi anche quello che appunto viene plasmato in questi due saponi. Sì, avete proprio capito bene, due saponi. Perché due saponi? Perché oggi voglio sperimentare qualcosa di mai visto, sinceramente. Avete mai provato a farvi la barba con due saponi? O meglio, metà viso con uno, metà viso con un altro. Parlo di un'edizione limitata che si spera possa ritornare anche nelle vendite perché io l'ho trovata abbastanza particolare. Parliamo di due personaggi molto particolari anch'essi, di cui vi lascio anche un momento in cui potete ascoltare la loro storia. Quindi passiamo al clip successivo. Quel martedì, nella Maggiore Cotton, grandi furono i festeggiamenti. La bellissima Linda Cotton era visibilmente stremata dal parto, ma quello era il giorno più bello della sua vita. Michael Cotton radunò gli schiavi della sua piantagione per invitarli a partecipare allo straordinario evento. Dopo la tragedia avvenuta 3 anni prima, che aveva quasi spezzato la sua famiglia, era tempo per loro di tornare a nuova vita. Il lavoro nei campi della famiglia Cotton era duro e Michael lo sapeva bene perché era sempre in prima linea. La sua indole era buona e i suoi modi di fare, garbati ed eleganti con tutti, rendevano la vita nella piantagione meno difficile da sopportare. Questo si riversava indirettamente anche nei suoi raccolti, sempre ricchi e di pregiata qualità. Candy amava guardare suo padre dalla finestra mentre aiutava gli altri al lavoro e mentre lo faceva aveva uno sguardo da sognatrice. Fuori da ogni dubbio, lei da grande avrebbe sposato un uomo forte e generoso come il suo papà e sarebbero vissuti per sempre felici e contenti. Mentre si faceva pomeriggio inoltrato, Candy e la mamma Linda decisero di preparare per il dopocena la loro specialità, quella che amavano chiamare la torta della nonna. Una torta profumata ripiena di crema che piaceva tanto alla famiglia Cotton.
La complicità degli sguardi tra mamma e figlia era qualcosa di impagabile, che riempiva di gioia il cuore di chiunque potesse osservarle al lavoro. Le giornate di Candy passavano serene e tranquille, facendo visita di tanto in tanto alle piccole ma accoglienti case dei suoi schiavi, tra una lezione di scuola e l'altra. Si sentiva felice nel far assaggiare a tutti i dolci che faceva. Lei amava ed era amata da tutti. D'altronde non poteva davvero essere altrimenti. O almeno era quello che tutti pensavano, prima di sapere della strage senza precedenti avvenuta la notte di Natale in una piantagione più a sud. Strappato alla madre da una banda di balordi poco dopo la nascita, viene affidato a una famiglia di schiavi per aumentare la forza lavoro nei campi di cotone. Inizia così la spirale discendente di Genji. Spirale fatta di tremende frustate nei campi e da pestaggi senza pietà dentro casa da parte del suo patrigno. L'unico barlume di speranza era dato dalla sua mamma adottiva, Lydia Lewis, donna amorevole e piena di affetto verso questo malcapitato bambino. Genji, odiato e picchiato fino allo stremo delle forze da un padre che non gli apparteneva e sfruttato con violenza dalla famiglia che lo ha fatto rapire. La causa di tutti i suoi mali erano i proprietari terrieri più importanti dello Stato e tra quelli con meno scrupoli, gli Hodge. Era ancora troppo giovane Genji quando ha dovuto assistere alla prima impiccagione. Era ancora troppo giovane quando ha ricevuto la prima frustata che ha raggiunto le ossa. Ed era ancora troppo giovane quando quella maledetta sera del 23 dicembre, nella casa dei suoi aguzzini, pervasa da un intenso profumo di biscotti al pan di zenzero appena sfornati, è stato costretto a tenere ferma la signora Lewis guardandola negli occhi, mentre Randy Hodge faceva i suoi comodi con lei, per poi, appena terminato, sgozzarla come un maiale. Genji era forte, aveva sempre vissuto così fin dalla nascita, ma la signora Lewis era l'unica stilla di amore nella sua vita. La notte successiva, però, tutto sarebbe cambiato. Bene ragazzi, dopo aver sentito questa storia sicuramente particolare, ma anche toccante in un certo senso, possiamo andare dritti subito a quello che ne prospetta questa rasatura. Innanzitutto vi voglio dire le fragranze. In poche parole, Candy è quello più dolce, quindi sa di una torta della nonna, qualcosa che ricorda molto il pan di zenzero, quindi qualcosa di più biscottoso. Mentre Genji, il lato scuro, anch'esso è dolce, ha un qualcosa di cioccolatosa, ma si sente tantissimo una cosa che purtroppo la mia pelle non è che faccia molta amicizia, a dire la verità, che è la cannella. Qua si sente molto e anche bene, però non importa, noi dobbiamo anche giustamente sperimentare questo sulla nostra pelle, dobbiamo cercare comunque di accettare anche certi rischi e quindi questa sera voglio portare anche questo con me. Poi, per quanto riguarda il prebarba, voglio andare sul sensibile, su qualcosa di delicato, quindi il classico proraso bianco. E per finire, questa volta non ci sarà il classico schiaffo alcolico, come di solito mi piace fare, ma questa volta mi voglio deliziare di qualcosa di più, diciamo, docile. Andiamo su un balsamo, dopo barba sempre proraso, linea bianca, quindi per pelli sensibili. Tra l'altro avete notato anche un po' l'immagine, anche un po' il design, questa è quella della vecchia formula, proprio perché riporta intanto le tipiche strisce e poi la confezione in questo barattolino, diciamo, di vetro è quadrato rispetto a quelle che ci sono adesso, che hanno una forma quasi un po' più rettangolare, diciamo, ok? Per quanto riguarda l'armatura a livello di rasoio e di lamette, oggi con me ho voluto riportare un cimelio che sinceramente è stato uno dei primi, ma è stato anche quello che mi ha accompagnato con le prime sbarbate dopo il famoso Edwin Jagger, ovvero il plasticone della Wilkinson. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, spero di sì, che metta a fuoco. E questo le armerò, già aprirò il rasoio appunto con delle lamette che non ho mai provato, sono le Lord Extra. Ringrazio vivamente Alessandro Desmoale, detto, che
mi ha regalato questo paio di lamette che proverò senz'altro sulla mia pelle questa sera. Oh, che carino, guarda. Addirittura la confezione è color blu con la scritta Lord. Piace, mi piace. E mentre armeggio queste lamette, voi come avete passato invece questi ultimi periodi un po' intensi, direi? Sicuramente tante corse, tanti impegni, tanto lavoro, da quello che ho sentito. Sicuramente non è stato facile, ma per quanto riguarda le sbarbate, come sono andate? Nuovi acquisti, nuovi regali? Beh, io ne ho fatte decisamente, non mi dilungo sul termine del quantitativo soprattutto, perché comunque qualche regalo giustamente me lo sono fatto. Ma la cosa particolare che vedremo in questa sbarbata, sapete che cos'è? L'utilizzo di due pennelli. Voglio portare roba italiana, roba che da tanto che non utilizzavo. Da dopo pranzo l'ho messa in ammollo. Di cosa parliamo? Sicuramente pennelli in setole di maiale. Ma oggi qui con me due amici mi accompagneranno in questa, diciamo, doppia sbarbata. Ovvero Yomega. Questo grigio e questo qua rosso. Questo rosso ho pensato di utilizzarlo col candy, mentre questo con il Genji. Ok ragazzi, io direi che appunto, dopo aver lasciato bene in ammollo questi pennelli, possiamo già preparare il nostro viso col classico pre-barba. Per cui vado di risciacque e ci vediamo tra un po'. Ok, ho utilizzato l'acqua della mia ciotolona perché poco fa, dopo la doccia, l'avevo messa bollente per rimettere in ammollo, nonostante erano già in ammollo i pennelli, però per sicurezza l'ho voluto rifare. E così ne ho approfittato anche per non sprecare l'acqua e utilizzarla sul viso. Ok, vado un po' decisamente in quantità esagerata, in modo che comunque possa coprire bene o male tutto il viso. Il gourmet del video sarebbe proprio quello che, senza volerlo, magari mi faccio anche qualche taglietto. Ma speriamo anche di no, perché comunque di gaffe ne ho fatte. Però sono sempre simpatiche alla fin fine. Sempre quelle belle ironiche che rendono anche il video divertente in un certo senso. Ok, comincerò con il montaggio del sapone con il prelievo. Ma ovviamente non utilizzando quindi la ciotola, andrò su un diretto montaggio su viso. Quindi direi che sulla parte destra, che so che è quella un po' più visibile per quanto riguarda la sbarbata da parte mia, voglio riempirla della simpaticissima cannella di candy. Quindi adesso vado col prelievo finché il pennello appunto non rallenti, ma anche si toglie tutta quel sapone iniziale vaporoso, no? Quella sorta di schiuma che non è ancora pronta, non è ancora montata. E poi sinceramente era da tanto ma tanto tempo che non utilizzavo veramente pennelli in setole di maiale, perché ultimamente sono andato tanto sul sintetico, perché in effetti quando vai in giro sono quelli immediati per il montaggio e tutto, mentre questi hanno bisogno di essere messi almeno in ammollo circa un'ora, due. Ecco, la cannella si sente molto, e poi quella lì simpaticissima che pizzica anche sulla pelle, no? Ok. Thank you.
cercherò di essere abbastanza, come dire, fedele alla metà del viso. Certo, non puoi fare delle misure da Pignolo alla Michelangelo, però insomma, oh. Sente già il leggero pizzichio, ma non è il pennello, è proprio la cannella, sembra quasi piccante, no, oserei dire. Comunque per me è stato invece un anno, o meglio, quest'ultimo periodo è stato molto importante, perché in realtà mi ha dato modo di espandere le mie conoscenze, ma anche per l'appunto di sperimentare anche sotto questo punto di vista nella rasatura tradizionale. Ho avuto modo anche di aiutare degli amici a conoscere di più su questo mondo qui, ed è bello perché comunque condividi sempre qualcosa, no? Che ti piace, la tua passione. E poi la cosa più interessante, la cosa più bella che ho avuto è stata un'esperienza del fare la barba a altri amici, ok? E delle persone che sono anche, diciamo, anziane, giustamente, d'età, ma che comunque mi hanno anche rallegrato, sinceramente, la giornata. Ci sono stati dei momenti in cui avevano bisogno di assistenza, di un aiuto, e anche a livello di sbarbate. Ho avuto questa occasione, questo privilegio, questo onore di divertirmi, perché io letteralmente mi sono divertito. Certo, non ho utilizzato uno shavette, ma un rasoio di sicurezza. Però non pensate che ci siano state complicazioni. In realtà è andato veramente tutto liscio, come appunto la pelle che lasci dopo la sbarbata. Diciamo che quest'anno ha avuto i suoi pro e i suoi contro, no? Un po' come nelle recensioni che si trovano in giro quando dicono i pro e i contro. Beh, io cerco di dare per la maggiore i pro. Allora, questo pennello rosso invece non ha lo stesso movimento rotatore, almeno per quanto riguarda sulla mia pelle, come riuscivo ad avere con quello grigio. Che poi in descrizione cercherò di mettere anche il modello, perché sinceramente non me li ricordo a memoria. È un'esplosione di dolcezza e piccantezza allo stesso tempo. Bene, andiamo con la fase del pelo e vediamo un po' come si comporta. Controlliamo sempre che sia ben stretto. Vedi? Già il rossore, già peperone. E poi l'ultima volta ho avuto diversi riscontri, no? Per il video sullo shavette che avevo testato. È vero, non l'ho utilizzato proprio bene, nemmeno il mio barbiere di fiducia me l'ha promosso, però
Questo non significa che mi arrenderò, perché comunque voglio imparare. Il mio barbiere di fiducia mi ha promesso anche che mi farà vedere bene come si utilizzerà, anche perché... E anche questo è il bello di chi si vuole mettere un po' in gioco con la rasatura tradizionale. Non focalizzarsi solo su certi strumenti, ma anche ampliarli, giusto? Però basta troppi tecnicismi, quindi io direi, ma sì, testa a testa, continuamente, prova. Al limite lascerò qualche litro di sangue, ma cosa vuoi che sia? Tanto, come dissi in quel video, Tarantino ha il mio numero. Ho bisogno di qualche scena splatter da sto povero Teroncello, ne può avere, no? Ok, vedete? Ho due facce, una bella bianca e una bella rossastra, come se mi fossi preso un colpo di sole diretto in una zona in cui al momento sole proprio non ce n'è, direi. Però per il resto, oh, non me l'aspettavo, ma è stata decisamente ben fatta. Certo, ovviamente siamo alla fase pelo, però una morbidezza incredibile. Che dite? Passiamo subito con la seconda fase? Questa volta vorrei invertire. Qua mi metto il dolce, qua mi metto la cannella, giusto per completare anche il rossore, no? Tanto per... E allora andiamo subito. Togliamo qualche ciuffetto qua che facilmente si staccano dagli omega. Ho aggiunto un po' di acqua che... strabuono questo. Però un po' di sapone in più non glielo leva nessuno. Nel frattempo anche massaggio i pori, in modo che lasciano ancora di più la radice del pelo, in certo senso vengono smossi meglio. Io almeno questa teoria. Ok, adesso procediamo con il cannelloso. Comunque dite tutto quello che volete, ma per me, oltre alla mandorla, la cannella sa proprio di inverno, eh. Thank you.
completamente. Comunque mi hai consigliato bene Desmoale, veramente sono veramente ottime, docili. Incredibile. A meno che non mi servi amare sorprese, finora ecco, manco dirlo che paffete, ma qua devo dire la verità, c'era un brufolino e non me l'ha perdonato il rasoio. Oh, perché qua un po' meno zona rossa? Che forse non ho ancora ricevuto il DPCM? Vabbè. Sono pronto, due facce. E vabbè, proseguiamo allora con questo dopo barba. Ok. Che tra l'altro è anche un'anti-irritazione, infatti mi ricordavo qualcosa quando lo utilizzavo, è al tè verde e avena, però per l'appunto va sempre bene. Io ne metto anche un altro po', anche perché il tempo che appunto la pelle lo assorbe non solo lenisce, ma poi anche idrata la pelle, cosa molto importante per tenerla bella tonica. E bella morbida anche. Allora, valutazioni finali. Mi sono di nuovo autosorpreso perché con Candy e Genji veramente mi è andata anche fin troppo bene. Parte, vabbè, il brufolino. Per il resto, giustamente, il rossore, avete capito per quale motivo è stato causato, ve l'ho anche detto inizialmente, con la cannella fa questo effetto. Per il resto, una sbarbata degna di essere una sbarbata. Wilkinson ha fatto il suo lavoro. Wilkinson, sinceramente, mi piace. Il plasticone o il lampione, come lo chiamano alcuni, veramente ha fatto il suo lavoro. Per quanto riguarda il resto, BBS... no, veramente bene. Tra l'altro queste zone qua che io proprio non sopporto, sono riuscito a farle abbastanza al 90% in obliquo, queste qua, no, che non è facile, ancora c'ho qualcosina, ma ho tolto veramente la maggior parte con il rasoio e sono più che soddisfatto.
E poi cosa dire, i pennelli hanno veramente massaggiato e ammorbidito la mia pelle, quindi i peli, e il balsamo è stato proprio il tocco finale che ci voleva dopo questo. Quindi, che dire, provatelo, provatelo assolutamente. Guarda che non sempre è detto che bisogna utilizzare un after alcolico, c'è chi lo preferisce, c'è chi no, e c'è chi anche ogni tanto vuole appunto prendere in alternativa il balsamo, che comunque per me è una roba molto efficace e che sinceramente dà anche le sue soddisfazioni in più, aiuta anche a tenere ben idratata la pelle. Quindi direi che più che sbarbati e profumati è stato più un sbarbati e imbalsamati. Direi proprio così. Benissimo, linea alla vostra casa e al vostro bagno, quindi, per le prossime sbarbate dallo zio Sam e lo zio Sam. Ciao!